Buonasera, bentornati su Sounds Good, Musica Viva, una trasmissione che tratta di beat, rock, buona musica italiana. Buonasera da Pietro Falasca, Gianluca questa Buonasera. Sera alla mia sinistra che ci supporta con il film, Lorenzo sempre alla console, da insomma un salutino non dimenticare mai. E questa sera parliamo del Il Punto, il gruppo di Stefano Durazzo prima di approdare tu. Naturalmente con Gianluca andiamo a parlare anche di Ettore Lo Fusto, che è l'unica colonna sonora fatta da Il Punto, un gruppo progressivo italiano. E mentre con me diciamo raccontiamo un po' la storia di Stefano Durazzo fino a che approdi nei Pooh. Considerando che anche l'altra volta hai parlato dei Pooh, adesso concludi la storia di Stefano Durazzo alla fine. Beh no, manca anche Red, Dodi, troppi ne mancano. È vero che prima, certo, dei Pooh erano andati anche in altri, certo, gruppi. Certo, certo. Tocca farlo. Lo faremo. Ritorniamo a Stefano Durazzo, che inizia a suonare la batteria, pensate, acquistata di seconda mano, insomma, sin dagli anni del liceo, con il proprio gruppo chiamato I King, da non confondere con i Kings di Verona. Comunque anche i King, di ispirazione beat. Dopo pochissimo tempo la band cambia nome in The Sunshine e inizia, diciamo, ad esibirsi in locali della periferia romana. Terminata poi questa iniziale esperienza, Stefano entra nei Naufraghi. Successivamente fa parte prima dei Planet e poi del gruppo Pataxo and the Others, oppure, come meglio, è Others e Pataxo. E infine Il Punto, con il quale collabora alla colonna sonora di Ettore Lo Fusto, che questa sera andremo a sentire. Per quanto riguarda la musica, ed andremo ad ascoltare, è un sinonimo, per quanto riguarda Gianluca, che ci racconterà un po' il film, che sembra che ci sia, insomma, un cast abbastanza eccezionale. Bene, esatto. Per trovare questo film ci abbiamo messo un bel po', diverse settimane, ma alla fine lo abbiamo scaricato. Anche perché c'era l'inghippo sotto. E qual era? Su Ettore Lo Fusto. Che ne siamo riusciti a trovare il film di Ettore Lo Fusto sotto un altro nome. Esatto. E poi spiegheremo anche il perché sotto vedi. Dopo. Gianluca ogni volta ci allieta con le chicchette. Torniamo a Stefano, che nel 71 praticamente entra a far parte dei Pooh in seguito alla fuoriuscita di Valerio Negrini. E la band conosceva già il batterista, e nonostante le ritrosie del produttore Giancarlo Lucariello, lo fanno comunque, insistono per farlo entrare nella band. È del 75 invece poi la sua prima esperienza come paroliere, e firmando il testo di Eleonora mia madre, che piace tanto a Gianluca e tenta sempre di cantarla con scarsi risultati, e contenuta nell'album un po' del nostro tempo migliore, che questa sera poi, fra parentesi, ho avuto l'onore di consegnare nelle mani del nostro Lorenzo per ascoltarlo. Se non sbaglio è anche il tuo album preferito. È anche il mio album preferito, sicuramente. Mentre la prima esperienza come cantante la diciamo nel 76 su Pullover, con Fare Sfare Dire Indovinare, una canzoncina un po' leggerina, e comunque il primo prodotto dopo la collaborazione di Lucariello. Gianluca, film Ettore Lo Fusto. Ettore Lo Fusto. Questo film è tratto dalla colonna sonora appunto del Punto. È un film, allora, comincia un pochettino strana l'uscita di questo film. Uscì ufficiosamente nel 72. Infatti la colonna sonora è del 72. Sì, sotto la regia di Castellari, ma ufficialmente uscì 3 anni più tardi, nel 75, in Francia, sotto il nome Il Dittatore.
Il perché, secondo me, non lo sanno neanche loro, perché ho girato e rigirato, non si è ancora capito perché hanno fatto una cosa del genere. Hanno anche cambiato la locandina, nel 72 uscì una locandina tutta quanta. Ma io ho detto anche il drittone. No, il dittatore. No, scusa, il drittone, c'ha ragione. Il drittone. Ah, io sai, con le doppie, le triple, okay. Me ficcio sempre. Il drittone. Tu l'inglese, francese, io vabbè, sì, pazienza. Peggio io. Ettore Lo Fusto, allora, abbiamo detto un film del 72, la regia di Enzo Castellari, che si è sempre cimentato in film anche lui polizieschi. In questo film cambia un pochettino il genere. È un film che, preso per il suo genere, è bello. Se non vi piace quel genere, lasciate stare, perché si parla di satira, ma non di satira politica, di satira di storia, più che altro. La storia in effetti è questa qua, giusto per riassumere velocemente, che Ettore Lo Fusto era il tenutario di un bordello che era in possesso di foto compromettenti del cardinale Giove e del suo segretario Mercurio. Questi due, il cardinale Giove e il segretario Mercurio, volevano mettere le mani sul terreno di questo bordello per costruirci case, abitazioni, eccetera, per farci un pochettino di soldi. Ettore Lo Fusto invece non vuole. La storia è vecchia comunque. La particolarità però è questa qua. Se io ti dicessi che questi personaggi all'interno del film si chiamano Agamennone, Ettore, Paride, Achille, Elena, chi ti viene in mente? L'Iliade. Esatto. Hanno preso l'Iliade di Omero e l'hanno trasformato in un film. Una cosa proprio stranissima hanno fatto, che nel suo genere è veramente caruccio. È simpatica. Cosa di diverso. All'epoca fu un bel po' criticato come film, perché era un po' strano, un po' particolare, forse un po' più tenuti con l'Iliade. Ma forse stavano un po' anche troppo avanti per i tempi. Decisamente avanti, perché oggi come oggi ne fanno a centinaia di questi film, all'epoca invece un pochettino di meno. Esatto, sì. Quindi invece, insomma, noi italiani come al solito siamo precursori. Non mi risulta che ai tempi dell'Iliade c'erano macchinette fotografiche. I bordelli sicuramente sì, ma le macchinette fotografiche... Beh, hanno avuto il loro modo di fotografare in qualche modo. Intanto andrei a sentire diciamo i primi due brani che compongono l'album, sono rispettivamente proprio Ettore Lo Fusto e il tallone di Achille. Thank you.
Rieccoci qua, ritorniamo con Stefano che all'interno, sempre all'interno dei Pooh, questo è, diciamo, col tempo si affianca come paroliere a Valerio Negrini, ricordiamo scomparso recentemente, e a partire dal 1981, quindi con l'album di Buona Fortuna, propone agli altri Pooh una cosa molto intelligente, ossia di cantare in ogni disco almeno un pezzo ciascuno, oppure insieme, suddividendosi le strofe a turno. In questo modo interrompe l'uso affermato già da tempo di lasciare le parti vocali solo a Facchinetti e a Dodi Battaglia. Poi, a partire dagli anni 90, in coppia con Canzian, produce alcuni successi tipo Stare senza di te, Cercando di te, Capita quando capita, e cura anche parte dell'area manageriale dei Pooh, e nell'83 fonda l'etichetta First. Scrive poi la maggior parte dei testi del musical Pinocchio dei Pooh stessi. Il 30 settembre del 2009 Stefano lascia i Pooh dopo un tour di 38 date concluso a Milano. Come progetti solisti, con la fondazione della First, già nell'83 inizia a occuparsi di progetti collaterali ai Pooh. Produce per esempio il primo LP solista di Facchinetti, scrivendo la canzone Din Din Din, interpretata insieme ad Alessandra, ricordiamo l'album precedente, che era comunque la figlia di 12enne all'epoca di Facchinetti. In seguito produce anche i dischi di Roberta Voltolini e Elena Bioccati, con Elena stava proprio, insomma, era la sua compagna. E nel 92 scrive il testo ed interpreta, questa volta su musica di Dodi Battaglia, 50 primavere dedicate alle nozze d'oro dei genitori. E dopo il musical Pinocchio dei Pooh collabora sempre con Elena Bioccati sia nella realizzazione dei testi dei musical di Manuel Frattini, sia nella gestione di una scuola di musica. E passiamo nel febbraio del 2010, annuncia l'uscita di Aladdin, musical scritto proprio da Stefano Dorazio, nel quale i suoi tre ormai ex colleghi compongono le musiche. Dal 27 marzo è giudice nel programma